Ed eccoci qua ragazzi, in un altro episodio su Elden Ring. Riprendiamo dove ci eravamo lasciati, qua davanti a questa zona nuova che sta sopra la cascata e quindi potrebbe nascondere qualche piccolo segretuccio. Buco, dove, dove? Dov'è il buco? Boh. Non so perché, ma sta zona mi fa un po' paura. Cioè, sembra quasi una mezza specie di arena, no? Un po' bruttina perché ci sono gli alberi che quindi coprono un po' la visuale, però potrebbe pure esserlo. Perché sembrano... Ah, ecco il buco! Ah, capisco. Quindi devo tornare pure verso il buco, ma vabbè, si vede pure dalla mappa. Però non si sa mai, quindi metto pure comunque un segnalino. Ok, qua ci sono delle vespe. Vabbè, vespe. Formiche volanti. Che però farò dalla distanza perché se non mi vedono, in questo incantesimo le one shot. Hanno le one shot tutte. Alcune sì, altre no. Oh cazzo. Tremaci. Formica bastarda. Comunque sì, ultimamente sto sprecando troppi pugnali avvelenati. Quando in realtà voglio usare solamente quelli normali classici, no? Non ne vale la pena di sprecare quelli buoni. Ora già ci siamo, mi curo pure. Ovviamente, visto che sono coglione, ho sprecato due ampolle al posto di una, ma vabbè, sono dettagli. Se non altro, considerando il fatto che c'ho mana infinito, non è una gran perdita. Oh. Cosa cazzo? Scusate, che qua... Ah, quella lì a destra è la testa. Sono quelle guerriere strane, molto cazzute e cattive. Ok. Testa che non subisce un cazzo di danno. Minchia. La zona è pericolosa. Se non altro comunque qua le ampolle le riotteniamo con un'estrema facilità. C'è quasi ogni nemico ce le refrescia. Manco i gruppi di nemici, i nemici singoli proprio. E qua non si può salire, quindi non ci sta nient'altro a parte il buco, vero? Mi sa proprio di no. Vabbè, siamo arrivati fin qui, raga. Direi che ci dobbiamo tuffare nel buco. Buco pure bastardo, perché qua con tutte queste piante puoi cadere pure senza accorgertene. Cioè, ok che qua davanti si vede, però già da qua dietro non si vede un cazzo. Basta che uno sta così, va avanti un pochettino, pam, non si accorge e via. Morto. Morte istantanea e molto violenta. Ok. Piano piano, senza esagerare. Cazzo, qua stavo pure scivolando. Eravamo buggato bastardo. Devo trovare qualche oggetto figo perlomeno. Che sta roba non è per niente ansiogena, no? Grado 7? Wow. Oh. Ah, un orsacchiotto. Ok. Sali qua sopra. Dai, 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 Winnie the Pooh. Winnie the puttana, datte la mossa. Oh cazzo. Comunque si c'ha tanta salute, raga. Controprovato il fatto che io qua non ci dovrei essere mai nella vita. Niente, sa che non mi può raggiungere, quindi si rincoglionisce là sotto e basta. Poverino, mi fai un po' pena. Però te le meriti ste palle di fuoco, qua. Ok, da poco calo. Quindi facciamo due passi indietro. Ricominciamo a spumare. Ora dovrebbe morire con questa. Invece no, sopravvive. Ah, perché l'altra volta l'avevo preso in testa probabilmente. Vabbè, questa è l'ultima. Anzi, bevo pure. Ti lancio i dardi, muori. Ampolle, prego. Minchia, me ne date ben due. I materiali nel dubbio li raccolgo sempre. Anche perché questi sono un po' più rari. Di andare solamente nelle caverne piene di formiche per raccoglierli, quindi... meglio prenderli.
Ciste del principe della morte, ma che schifo! Dai, roba a dir poco disgustosa, sarà un oggetto chiave, eh? Ma c'abbiamo ancora il globuci nero? E niente, sta ciste non la trovo, raga. Non la vedo proprio. Sarà uno di questi qua. Esatto, che noi prima abbiamo trovato la pustola che semplicemente aumenta la resilienza, sì. Enorme ciste malodorante estratta dalle carni di un volto. Incrementa notevolmente la resilienza. La resilienza determina la resistenza agli effetti del morbo mortale. Si ritiene che questa ciste provenga dal volto sfigurato di un uomo incapace di cedere alla vera morte. In effetti, origina dal principe della morte, Rampollo Aureo e prima vittima dei semidei. Ok, perché sempre bestia. Aspetta, no! Quindi qua ci potevamo andare pure da prima. Solo che non ci avevo mai fatto a caso perché so coglione. Questa è la prima volta che hanno veramente messo qualcosa proprio di così proprio. No, troppo bello. Anzi, in realtà sempre in quest'area hanno messo qualcosa di simile pure prima. Sempre un altro passaggio nascosto sotto la cascata. Minchia. Ora, quindi siamo saliti fin qua sopra, tutta sta parte abbiamo vista. Qua abbiamo visto tutto. Ci manca solamente l'assalto di Torrent, che per adesso ignorerò, e la tomba. Direi prima di tutto di salire e andare là, così io evito di combattere tutti quanti e faccio pure un paio di level up. Ok. Usiamo un paio di rune dei numi. E spero siano solamente dei consumabili normali, se no sprecano qualcosa di figo, spero di no. E due livelli ovviamente ragazzi in salute, che dobbiamo recuperarle, ste barre che si sono accorciate un po' troppo. Per adesso la salute è quella più importante perché il mana comunque pochissimi problemi potremmo avere. Ok raga. No aspetta, cosa? The fuck? Che cazzo è sto? Comunque ancora prima di vedere sto coso stavo per dire, no raga questa è un'arena, ci sarà una boss fight. Là ci sono tante mosche. Ragazzi, io qua sono fottuto. È stato bello conoscervi. Addio. Dai, che questa è un'arena, dai, che mo qualcosa si sveglia. Su. 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 Sto aspettando. Svegliati. Minchia, quanto cazzo è grosso. Veramente non si sveglia? Eppure è strana sta cosa. Oh cazzo. Campione di FIA. Oh cazzo! Bastardissimo. Non finisce qua, beh. Ok, stregone Roger. Non fare incantesimi. Oh no. Oh cazzo. No, penso di aver beccato il tempismo quello giusto. No, quella roba penso sia pericolosa. Ma non troppo. Ah, era un buff. Mica, ho sprecato già tutte le ampolle. Ma no, sei bastardo, eh. E niente, mi devo curare, però non posso nemmeno curarmi, che bastardo. Ora mi curo e mi metto l'altra qua in anticipo perché non mi fido. Ci saranno altri, vi prego, ditemi no. Solo uno, solo uno. Ma allora siete bastardi, no? Ricominciamo proprio, tutti e tre insieme ora. No,
non posso nemmeno usare Torrent perché è una vera boss fight. Cazzarola. Io posso spammare se non altro. Ma non c'è abbastanza tempo. Oh cazzo. Voi siete figli da merda proprio. Voi siete fottuti in culo. Porca puttana. E niente, io devo correre perché puoi spammare da lontano, non puoi fare niente, non puoi fare niente. Allora, in teoria ci siamo quasi. Quindi già a sto punto mi posso cominciare a baffare. Ora, in teoria questo dovrebbe andare leggermente meglio. Anche perché i primi due in teoria ora li conosco. Beh? Pronto? Ah, ok. E su pure bastardi, cambio pure ogni volta. Dai, da per un altro ora, no? Ok. No, non ti baffare. Ok, sei già baffato. Che sfiga. Uno così. Oh no, via, 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 via. Perfetto. Ora, in teoria, ho tolto il respiro di fuoco. No, qua si vede il respiro del drago proprio. Cazzarona! Siete figli della merda, porco dinosauro nano! Cioè, guardateli che stronzi che sono in tre! Devo togliere istantaneamente il coso che fa cagare, che mi serve veramente il respiro del drago qua. Ora mi baffo di nuovo. Dai, che questa è la volta buona! E niente, c'ho pure l'immortalità, l'invincibilità. Che cazzo lanci i sassi? Ora mi dovrei curare velocemente. E poi fare già il respiro del drago. Ora vediamo se almeno questa è la volta buona in cui riesco a beccarlo da dietro come si deve. E niente. Sta roba non mai capita. Ora bastardo, Mi devo curare pure per forza. L'attacco l'ho ritardato un po' troppo. Ora, decadimento di sto cazzes e vediamo se riesco a beccare da uno. Se sono uno di fianco all'altro è pure meglio che magari ne becco pure due insieme. Ok, mi ho dimenticato di ripristinarmi il mana, quindi non è andata benissimo. Ok, è fatta, è fatta. Ok, è fatta.
Guardalo come spammer bastardo. Fuori! Cazzo! Ora è finita, beh? No, no, sono nel dubbio. Non mi fido. Ok. Foschia di Fia. Cioè, che merda! Sta boss non mi è piaciuta per niente. Potevo benissimo farne a meno. Vabbè, che cosa abbiamo ottenuto? Un incantesimo, beh? Non lo so, sapete. Dove cazzo sta? Dove? Sarà una magia? Una stregoneria? Sì. Crea una nebbia mortale di fronte all'esecutore che infligge il morbo mortale a coloro che vi entrano. Questa stregoneria può essere lanciata in movimento. Il raggio della nebbia aumenta se caricata. Questa stregoneria fu creata per opporsi alla tavola rotonda. È effetto solamente contro i senza luce. Ah, quindi il morbo mortale è una cosa unica contro i senza luce. Aspetta, ma è il morbo mortale che semplicemente ha effetto solo sui senza luce? O questo incantesimo? Che se no viene il dubbio che magari tipo il morbo mortale è una cosa che è a posto per i senza luce. Oppure il morbo mortale killa tutti, però solo questo incantesimo lo infligge ai senza luce, non lo so. Però prima proviamo a fare il viaggio rapido con sta cosa qua. Leyndell? Così? A caso? Ok. Questa non me l'aspettavo. Spedito velocemente un follow perché qua io non ci devo essere proprio per nessun motivo al mondo. Sono arrivato decisamente troppo presto. Manco ho fatto ancora Villa Vulcano, o come cazzo si chiama. Ah, posso tirarla? Incredibile, è la prima volta che succede. Di solito di prima fare tutto il coso al contrario. E invece sto giro no. Mi è andata di culo. Ok, prima controlliamo pure l'altra parte che non si sa mai. In breve, non mi aspettavo qui. E c'hai totalmente ragione, compa. Che ci sia una boss fight? No. Ok, ci sta tutta l'area normale. Vero? Minchia, raga. È grosso. Guarda che cazzo. Vediamo quante rune ci danno questi qua. 315, dai. Non sono tantissime, però dovete considerare che questi qua sono i classici meradoni che all'inizio non ce ne danno manco 20. Sta zona sembra essere proprio molto pericolosa. Wow, raga. Anor Londo, is that you? Non vedo l'ora di poterci tornare qua più tardi. Ecco la nostra meravigliosa grazia. Potremmo anche cadere? No, qua si muore e basta. Dai, compa, faccio vedere come sei morto. Dai, faccio vedere come sei caduto. Ah, ha provato a fare un salto e arrivare là direttamente. E Torrent qua è disattivato, quindi... Oh. Si può provare, però non penso mi convenga troppo. Anzi, si può fare, principalmente perché qua ci sta la grazia, quindi puoi riprovare 80.000 volte di fila. Ma non mi sembra il caso, almeno non ora. Eh sì, attivo sto coso. So che se in futuro mi farò evocare, probabilmente mi evocheranno anche qua. E quindi avrò fatto la cazzata. Però sti cazzi, dai. Ora, giusto per, prima di andare via, diamo un'occhiata anche all'ascensore. E poi potremo levarci dalle palle, che tanto la grazia abbiamo sbloccata, quindi sti cazzi. Intanto, sempre sia lodata la lanterna. Oh sì, molto meglio. Ancora, aspetta. Ok che era buio e non ho visto, però forse qua c'è qualcosa. Scusate, fatemi ricontrollare. Ok, no, c'è l'allucinazione, non c'è niente. Peccato, ci speravo in un piccolo passaggio segreto laterale, no? Siete presente, i classici. Qua non c'è niente a sto giro. Lo faccio pure risalire un'ultima volta, giusto per vedere che c'è sotto. Ok, il baratro, perfetto. Cioè, no, aspetta. Ma quella nebbia? Cazzo. Quella sicuramente è una boss fight. Io qua non ci dovrei essere, però non mi posso trattenere. Facciamo così, butto via un po' di rune, faccio un altro level up così almeno le rune non sono totalmente sprecate. E poi faccio giusto un tentativo, giusto per vedere com'è. No, facciamoci un piccolo spoiler per il futuro. Salute di nuovo 28. Prima ce l'avevamo 28, forse prima ce l'avevamo solo 26, sapete? Boh, sti cazzi, nel dubbio sono felice. E ora facciamo un tentativo veloce, ma giusto per, che non si sa mai. Tipo, questo è il boss finale, lo batto per sbaglio e finisce quel gioco. No. Sarebbe un modo molto peculiare di finire il gioco, però spero di no. No, non posso.
Attenzione! Vittoria, ben fatto. Quindi là c'è una boss fight. Ma non si va là, si arriva da là. Quindi questa sarebbe l'area che sblocchiamo dopo, tra virgolette. Quindi siamo riusciti ad arrivare qua in anticipo ancora prima di dover affrontare il boss. Figo. Ma dall'altra parte. Ah, ok, sì, proseguiva perché comunque ci stava un punto per passare tutto il resto. Vabbè, qua abbiamo dato un'occhiata, ragazzi. Dobbiamo tornare dove stavamo prima per ora. Che ci sono altre robe da vedere. Come prima cosa direi di provare sto salto che serve a un cazzo, però lo provo lo stesso. Ovviamente con Torrent. Che probabilmente il salto ci porterà sempre nella zona della boss fight. Quindi sarà inutile. Però non si sa mai. Anzi, no, in teoria ci porterà sopra sta torre. Possibile. Ok, sì, un oggetto in più, mi piace. Voglia capillare, non mi piace. Pietre da forgiatore di grado 7. Ma quanto sono belle queste pietre, ragazzi? Cioè, fermiamoci un attimo a guardarle perché. Minchia, spettacolo! Raro esemplare venato d'oro di massicce dimensioni. E questo invece è originaria di una regione polare e presenta una consistenza semi-vetrificata, cioè minchia. Secondo la leggenda, veniva usata per affilare le armi dei campioni impegnati nella guerra dei giganti, ai tempi in cui nacque l'albero madre. Minchia, proprio vecchia vecchia sta roba. Poi molto figa. Anche questa è proprio sempre così, no? Particolare, molto peculiare. Bello come ogni tanto cambiano, cioè prima sono armamenti unici, poi sono speciali, speciali, unici, speciali, speciali, unici. Decidetevi! Pietra da forgiatura polare, privata di ogni colore. Comunque sì, Torrent qua ci ha dato grandi soddisfazioni. Spero di non morire. Ok, buono. Attenzione, le formiche ci stanno qua di nuovo. Beh, le posso one shottare perché ora non mi ha visto. Ora, in teoria, l'unica cosa che ci manca. A parte qua il viaggio rapido che faremo dopo, e fare quest'area qua in basso. Quindi direi anche che ci possiamo tuffare. In un prossimo episodio, però, perché per oggi ci fermiamo qua. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere con like e commenti. Ricordatevi di iscrivervi. E non nel dubbio, ci rivediamo alla prossima. Ciao!